Orchidea. Se la pianti in questo modo, la tua pianta crescerà sana e forte, ma soprattutto avrà una fioritura veloce. Pronta a scoprire il trucchetto dei pollici verdi più esperti? Rimarrai senza parole. Stai combattendo con la tua orchidea, perché non riesci a fiorire come vorresti? Da oggi questo non sarà più per te un problema. Con questo trucchetto la tua pianta crescerà con radici forti e vigorose, e soprattutto ti renderà partecipe di uno spettacolo straordinario, la nascita di tanti fiorellini. Orchidea. Come prendersene cura? Tra le piante più vendute al mondo c'è sicuramente l'orchidea. Capita spesso che una persona la regali come simbolo di buon augurio, per inaugurare una casa nuova o semplicemente che la acquisti personalmente perché i suoi colori e i suoi fiori sono uno spettacolo straordinario a vedersi. Se però è vero che l'orchidea è una delle piante più acquistate, c'è da dire che è anche una di quelle... Can we just go back in time when all our loved ones have been lost? Nobody can do this right, like how do nobody is anybody. I turn my phone on, suddenly in the city in the morning. Say if you want her swimming in blood, I had nothing but piece of my heart that was breaking. You said you needed me, said you wanted a picture, but you're oh baby, are you? Cause I really get a rush, I caught a train, but had no fear, I held my head down. Avviene il travaso. Oggi ti sveliamo, a questo proposito, un trucchetto che risolverà per sempre il tuo problema con le orchidee spente e senza fiori. Avrai bisogno di pochi e semplici strumenti per garantire una fioritura rapida e straordinaria alla tua pianta. Procediamo subito con la spiegazione. La prima cosa da fare quando prendi un'orchidea è quella di non piantarla immediatamente, ma di disporla in un luogo fresco e asciutto per una settimana, senza innaffiarla. Questo è il metodo migliore per evitare che batteri e funghi possano farla ammalare. Con tale tecnica, le radici non marciranno, al contrario. Dopo questo arco temporale, riprendi la tua pianta e rimuovi tutto il terriccio intorno ad essa. Non preoccuparti se la vedi particolarmente secca o con le foglie opache e non lucenti, è normale che dopo una settimana senza acqua e lasciata in un luogo asciutto o umido, il risultato sia questo. Procedi poi anche a tagliare le radici danneggiate e anche le foglie secche o raggrinzite. A questo punto lava accuratamente ciò che resta della tua pianta. Procurati un po' di curcuma in polvere, che è una spezia con importanti proprietà antibatteriche. Essa è in grado di fornire vitamine e sostanze nutritive alla tua pianta, aiutandola così ad attecchire rapidamente. Ti basterà metterne soltanto un cucchiaino all'interno di una bottiglia di plastica trasparente. Aggiungi poi 500 ml di acqua a temperatura ambiente e mescola il tutto. Filtra il contenuto con un colino, e versalo in un altro contenitore di plastica trasparente.
Con questa soluzione andrai a pulire le foglie che, vedrai, acquisteranno nuovamente colore e lucentezza. A questo punto, dovrai mettere l'intera radice della pianta in acqua di curcuma e lasciarla lì per almeno 30 minuti, dopodiché tirala fuori e mettila in un'altra bottiglia di plastica trasparente. Aggiungi 100 ml di acqua in modo che le radici più profonde siano coperte. Vedrai che nel giro di 4 settimane le tue piante cresceranno sane e le sue foglie saranno verdi e lucenti. Ma lo spettacolo più bello sarà questo: spunteranno tanti fiori sulla tua pianta. Un altro piccolo consiglio per te: attenzione al momento del travaso. Procurati sempre una bottiglia o un contenitore di plastica trasparente ed inserisci all'interno corteccia di pino che aiuterà la tua pianta a continuare il suo processo di crescita. In alternativa, puoi acquistare anche l'argilla che metterai sempre tra le radici. Visto com'è semplice prendersi cura di un'orchidea, a volte basta seguire solo il consiglio dei più esperti. Ti garantiamo che in questo modo la tua splendida pianta fiorirà tutto l'anno.